Salve carissimi, io sono Nick Radogna e questo è il mio primo Natale a New York. Oh, anzi, oh, oh, oh. In questo video infatti andremo a vedere tutte le cose più belle che puoi fare a New York durante il Natale. Messe, eventi, pattini, giocattoli e tanto altro. Poi mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ma questo video lo stiamo cominciando al Rockefeller Center. Guaglio, e perché? Perché questo è l'albero che New York mette ogni anno e lo accende attirando tante persone. Pensate che questa stella è di Swarovski e non è Robert che gioca nel Barcellona, quello è Lewandowski. Pensate che è alto 25 metri ed è un abete vero, come quello di Striscia la Notizia. Quest'area in realtà si chiama Rockefeller Center o Rockefeller Plaza e in quest'area c'è una cosa molto bella che si vede sempre nei film, perché se giriamo intorno l'albero, guardate, abbiamo una pista di pattinaggio. E pensate che per pattinare qua dovete pagare circa $80 più 20 se non avete i pattini. E presumo che voi i pattini non li abbiate, non è che ve li mettete in valigia se venite qua a New York, li dovete affittare per forza. Però ammetto che pattinare qua è una cosa da fare almeno una volta nella vita. Se solo sapessi pattinare lo farei. Qui Babbo Natale sta in borghese, si deve ancora vestire. New York è praticamente piena di addobbi come queste palle natalizie che le tolgono e le mettono proprio nel periodo invernale. E guardate come sono grosse. Ma la cosa bella che voglio farvi vedere è la chiesa di San Patrizio. Ed eccola qua, ma quanto è bella! E fa anche molto strano vedere un'architettura del genere in mezzo ai palazzi moderni di New York City. E qui dentro fanno anche i cori gospel, tipo quelli che fanno Oh Happy Day. Ma magari ci andiamo dopo in una messa americana. Per ovvi motivi non posso gridare, però è una chiesa molto ma molto bella. Pecca però di affreschi, quelle italiane sono più belle. E a Natale ovviamente che cosa si fa? Sì, lo so, i maiali, perché mangiate un sacco, mangio pure io un sacco, però quello che volevo dire io erano i regali. E per questo motivo andremo in questo negozio che si chiama Fau Schwarzenegger. E per chi ha visto il film, questo è il negozio di giocattoli in cui va Kevin di Mamma ho perso l'aereo 2. Solo che ci dobbiamo fare tutta questa fila. Però lo faccio per voi, quindi mettete un bel like. Merry Christmas. Oh, ed eccoci qua, ma che siamo in paradiso. E qua abbiamo un sacco di peluche, anche lei. Questo è il desiderio di tutti i bambini americani, ovvero avere il proprio trenino. Qua abbiamo una navicella spaziale, possiamo anche salire sopra. Qui abbiamo un sacco di Funko Pop, ma guardate, qui abbiamo un pianoforte gigante. Beh, devo dire che suonano proprio con i piedi. E che sono scemo io che la faccio la fila? Sì. Ed eccoci qua che balliamo e danziamo tutti insieme felicemente. Sbaglierò? Amen. Guardate qui invece cosa possiamo fare. Prendiamo un peluche vuoto e inserendolo in questo tubo potremo riempirlo con tutto questo cotone, lana, non so cosa sia. Per fortuna dalla schiena. Scendendo le scale invece abbiamo il mondo di Barbie. Entriamo e troviamo praticamente tutte le bambole. E qui potete acquistare i giocattoli più classici come questi soldatini. Ma adesso usciamo, perché un'altra cosa in merito a Mamma ho perso l'aereo la possiamo trovare dove? Alla stazione. Prendiamo le scale mobili ed eccoci qua al Grand Central Terminal. Ma quanto è bello, ma quanti film che ci hanno fatto qua. C'è la bandiera americana, ma il vero protagonista è lui, ovvero l'orologio. Ed è situato al centro della stazione, in cui c'è questo punto informazioni. Poi gli chiedo come si fanno le pennette a ragù. Ma adesso usciamo, perché pensate che qui gli alberi di Natale si vendono così e sono alberi veri. Loro non sono come noi che li prendiamo fake. Per la cronaca ci sono meno 8 gradi ma temperatura percepita meno 19. Sto crepando. Ma ora siamo a Dyker Heights, in cui ci sono tutte le case decorate per Natale. E iniziamo con questo Babbo Natale che sta derubando casa. Abbiamo qui un'altra bellissima casa e guardate che bella via, tutta illuminata. Addirittura sui pali di sicurezza hanno messo le decorazioni, mamma mia. Che poi quanto tempo ci hanno messo per mettere tutto ciò. Andiamo avanti e qui abbiamo le renne illuminate. Poi qui abbiamo tante cose come Babbo Natale gonfiabile, tutti gli alberi illuminati. E che io sappia le luci le accendono solo dalle 17 alle 21, perché lo spreco di corrente è veramente alto. Guardate che bella casa con tutte le decorazioni. Abbiamo i soldatini che abbiamo visto prima nel negozio e qua addirittura
abbiamo un countdown con il tempo che manca al Natale. Infatti manca un giorno. Abbiamo le renne, abbiamo i soldatini gonfiabili, abbiamo altri soldatini, abbiamo tutti i pacchi regalo. E poi andando sulla destra vediamo Mamma Natale ed il Grinch con questa statua di Babbo Natale bellissima. Ovviamente anche dall'altro lato ci sono un sacco di decorazioni, e siccome qui vengono un sacco di turisti per vedere tutte queste case addobbate, qui si mette pure il truck, il bus con delle cose da mangiare in vendita. Anche queste case sono tutte addobbate in un modo fantastico, c'è Merry Christmas, le renne le hanno messe a dormire. Ma la parte bella è che qui hanno messo praticamente un altarino con il Grinch, Babbo Natale, un orsacchiotto e un pupazzo di neve. Lui invece ha riciclato le decorazioni di Halloween. Questa invece è una zona un po' più sobria, devo dire, però qui i proprietari di casa si sono messi a vendere la cioccolata calda e pure i pasticcini. Ma lo scontrino lo fanno, boh? Qui al posto di gonfiabile hanno messo statuette un po' più belle e classiche. Grazie Pullman. Sì, ok, belle queste illuminazioni, ma c'è qualcuno qui che ha voluto dimostrare, qualcuno che ha voluto fare il di più. Guardate questa casa piena di luci. Ma dove siamo arrivati? Per vedere una casa, mo dobbiamo fare la fila. Qua abbiamo pure la bandiera americana e ammiriamo piano piano tutta questa casa. E siccome qui appunto vengono tante persone, c'è una pattuglia della polizia ferma. Abbiamo qua tutti i soldatini, tutte le luci, i pupazzi, i pinguini. E se guardiamo anche l'entrata, c'è un albero di Natale lì dentro. Beh, è il minimo, no? Qui potete mettere la lettera per Babbo Natale. Una bella scritta Joy. Che gioia è Joy, che qua fa freddo. L'unico modo per riscaldarmi è correre. E comunque alla casa che sta qua gli hanno chiesto: quante luci verdi vuoi? E lui ha risposto: sì, è tutta la verde voglio. Guardate com'è bella questa casa. Non si sente, ma hanno messo anche un carillon in loop. E sul prato hanno messo il gingerbread e tre palle. Sono quelle di San Nicola. E tanta stima per loro che Buon Natale l'hanno scritto in italiano. E sì, ok, lo capite benissimo che fa freddo dalla mia faccia. Al minimo c'ho il naso rosso. Ma lo capite soprattutto dal ghiaccio di questa fontana. Guardate, se ci metto la lingua rimango fino a febbraio qua. Ma quanto è strano il fatto che delle case normalissime vengano riempite di gente solo per fare le foto alle luci e anche controllate dalla polizia. Polizia e pulizia, perché io carte a terra non ne vedo. Invece in questa casa festeggiano l'Hanukkah, che è praticamente una festa ebrea. Ebbene, ora che abbiamo visto tutte queste belle case, direi che è arrivato il momento di tornare in centro. Ora sono a Times Square e per quanto fa freddo, gli addetti ai lavori stanno mettendo il sale per terra, così non si scivola e la neve non si posa. E adesso è arrivato il momento di andare a visitare una chiesa, perché lì fanno le messe gospel, le messe in cui cantano tutti insieme in coro. Siamo entrati ed in realtà la chiesa non era così piena e c'erano soltanto turisti, tra cui me. Ad ogni panca c'era la Sacra Bibbia. Durante l'attesa c'era questo signore che suonava il piano. Io suono il veloce invece. Questo qua è invece il classico libricino con tutti i testi delle canzoni. Come in tutte le chiese americane c'è l'organo sopra l'altare. E non so in realtà come li chiamano qui, ma questa signora faceva le veci di un classico prete italiano. Se voi lo sapete, scrivetelo nei commenti. Dopo qualche lettura della Bibbia, eccoci qua con la prima canzone, fatta però da un solista e non dal coro gospel. È che non sono canzoni da chiesa, ma canzoni che bene o male tutti conosciamo, soprattutto canzoni natalizie. Come detto prima, si va avanti con la lettura di alcuni versi, di alcuni auguri per le vacanze, per il Natale. Si canta ancora con l'accompagnamento del batterista. Qui c'è l'intervento di quest'altro fedele che dice comunque cose relative alla festa di cui stiamo parlando, il Santo Natale. We come on this chilly cold Christmas morning just for one goal and one goal alone. Ma ecco qua finalmente il coro che inizia con una bella classica canzone di Natale. E questa è un'esperienza che volevo fare davvero da tantissimo tempo, poiché ho visto un sacco di film in merito, senza dimenticare la famosissima pubblicità dei panettoni in cui dicevano piano piano buono buono. Ma adesso ci godiamo qualche canzone. Gospel, cosa
significa? La parola significa Vangelo, parola che praticamente adesso va ad indicare il genere musicale afroamericano. E le persone appunto che l'hanno creato sono le persone di colore che sono andate in America dopo che sono state schiavizzate, private di ogni diritto, che dopo essere state private di ogni diritto speravano in un futuro migliore rivolgendosi a Dio attraverso la preghiera e canti di questo tipo. A mio modo di vedere intravedo tanta felicità adesso, ma penso anche alla grandissima sofferenza delle persone di colore del passato. Ora però godiamoci queste altre canzoni, tutto il pubblico è coinvolto, anch'io sono coinvolto, guardate come mi diverto. Sono eventi ovviamente gratuiti, se volete date l'offerta e si vivono momenti diversi dai nostri, speciali, felici e perché no, per chi ci crede anche di spiritualità. Ed è stata un'esperienza davvero ma davvero bella e diversa dalle classiche messe a cui noi siamo abituati. Ed è una cosa che apprezzo a prescindere dalla religione. Quindi ci sta, secondo me, bellissima esperienza da fare almeno una volta nella vita, i cori gospel. Ed ora ci troviamo a Little Italy, che è un quartiere italiano presente qua a New York City, è praticamente inglobato da Chinatown, che però è caratterizzato da tanti ristoranti italiani. Veri e non, eh. Caffè Napoli, Ristorante La Nonna, Paesano Ristorante, Zia Maria, Sofia Vino e Cucina, Bella Ciao Pizzeria, Da Gennaro, Casa Bella, Il Cortile, Buonanotte, La Bella Ferrara. Ehi, hey, paesano, come stai? Welcome to Little Italia, casa bella. Mangiare ma bene. Mamma mia. Start spreading the news. I'm leaving today. Mamma mia. Buon Natale. Buon Natale, paesano. Però il motivo principale per cui siamo qui è perché c'è un negozio dedicato al Natale. Ed il negozio è questo qua, Christmas in New York. Ed è ovviamente addobbato così tutto l'anno, pure a luglio. Adesso entriamo e vediamo un po' che cosa c'è. Possiamo trovare le palline di Natale, tanti addobbi da mettere i nostri alberi. Di addobbi ce ne sono veramente tanti. Guardate questi soldatini. Ci sono anche le versioni di Topolino e Minnie. E poi se andiamo da qua troviamo tante altre cose. Possiamo acquistare qui addirittura una gigantesca statua della libertà. E se andiamo a sinistra abbiamo un sacco di caramelle che potete prendere praticamente mettendole nel sacchetto. Ciao babbo, quant'è che costano? Non parla, quindi sono gratis. E qui credo ci sia la cultura di Mamma Natale, perché la Befana non esiste. Penso ce l'abbiamo solo noi. E qui addirittura gli addobbi te li possono personalizzare con le scritte che vuoi. Però dai, è un bel negozio carino. Però a luglio chi è che viene? Boh. Ora siamo a Rolf's German Restaurant, il ristorante più natalizio che possiate trovare qua a New York. E guardate qui la location, piena di luci, una roba incredibile. Ci sono un sacco di persone qua e la cucina che possiamo trovare appunto è tedesca. Però ragazzi, la location è veramente fantastica e soprattutto natalizia. Ma quante palle che stanno qua. In realtà me l'aspettavo più grande come locale, però il bello è che è tutto piccolo, caldo e ci sono un sacco di decorazioni. Insomma, un locale molto bello, molto piccolo, molto caldo, pieno di decorazioni, pieno di palline. Però dovete prenotare almeno un mese prima, che sennò è un caos. Ma adesso, prima di salutarvi, voi mettete un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella. In questo momento mi trovo a Central Park, precisamente sulla Fifth Avenue. E qual è la cosa che dovreste fare per forza il giorno di Natale? Beh, mo ve lo faccio vedere entrando a Central Park. Il bello è che è un parco gigantesco immerso in una città gigante. Adesso entriamo, scendiamo da questa parte ed eccoci qua, Wallman Rink, New York City. Ed è praticamente la pista di pattinaggio. Facciamo questa fila in cui dobbiamo pagare per entrare e per affittare i pattini. Ora andiamo a prenderci i nostri pattini e adesso indossiamoli. Se non mi prendo una sorta adesso non me la prenderò mai più nella mia vita. Le scarpe le abbiamo chiuse qua, abbiamo pagato pure $7. Beh, adesso così andiamo a pattinare. Ma come sto camminando? Sembro un T-Rex. Però che
spettacolo, ragazzi, pattinare qui a Central Park. Ok, sono dentro, è una grande difficoltà perché si scivola un sacco, guardate. E mi sa che passerò 2 ore così, appoggiato qua. Che tristezza. Ragazzi, io sono negatissimo, eh. Ma perché sono venuto qua? Ma perché ho speso 50 euro per stare qua? Se viene qualcuno addosso è la fine. No, 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 ma chi me l'ha fatto fare? Oh! Vai. Oh, vado. Questo è il massimo che so fare. Però è una bella atmosfera, mi fanno male i piedi e le caviglie, sinceramente. È la prima volta, ci sta. Splash! E il content lo abbiamo. Che poi in realtà qua cadono tutti, non è una novità. Sembra una cosa abbastanza normale. Certo che vedere un bambino pattinare così mi deprime. Diciamo che è una bella esperienza, sì, ma portatevi sempre qualcuno che vi insegna. Non fate come a me che buttate 50 dollari per che cosa? Per farvi male al ginocchio. E vabbè. E se notate bene, questa è la parte libera, però lì dove ci sono quei coni potete fare tutti i balletti, tutte le cose coreografiche. Praticamente lì in mezzo vanno i pro. Invece intorno vengono i pro voloni come a me. Quindi carissimi, il video di oggi termina qui. Questa è stata la nostra esperienza, il nostro Natale a New York. Lo stavamo finendo nel peggior dei modi, il ginocchio me lo so sbucciato, ma me lo vado a mangiare come frutta. Io vi auguro un buon Natale, passate delle buone vacanze, mi raccomando, fate i bravi, vi voglio bene, fatemi sotto gli auguri qua nei commenti che io leggerò tutti, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao carissimi.